Dicevo, dove cazzo vai? Stai fermo che te la tolgo. Ah, cazzo vai, c'è la moto incastrata. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi Race Day episodio 4, siamo alla terza tappa del campionato italiano Pro Prestige e oggi siamo insieme ad un super pilota, sì, perché siamo con Lorenzo Camporese, specialista del Supercross, ma è qui schierato in MX1 Fast con la sua Kawasaki 450. Sono molto contento di essere oggi qui con lui perché l'ho sempre visto e mi ha fatto sempre gasare da bestia quando era nel Supercross in America, ma non perdiamoci in troppe chiacchiere, let's go into the track. Ciao a tutti, sono Lorenzo Camporese, siamo qui a Faenza, Montecoralli, per la terza tappa del campionato italiano MX1, stavolta 1. Impegnativo, eh? Ho gli avambracci che sono più grossi di qualche metro e le braccia lunghe di qualche chilometro. Insomma, MX1 divertente, impegnativa. Tra poco la prima manche, c'è la pista che è una cosa incredibile. Per me, abituato dal Supercross, girare in piste impegnative così è impegnativo, detto 40 volte, però sono contento perché comunque sempre nuovi stimoli e ringrazio Ultima Alba, la scritta un po' piccolina e niente, dai, ci vediamo dopo, speriamo di divertirci. Presa al Kuwait, incandescente. No, no. Alto. Thank you.
partito col casco e tutto. Mamma mia. Poi è partito e mi ha preso con la pedana la ruota davanti. E è ricaduto. E dicevo, dove cazzo vai? Stai fermo che te la tolgo. Ah, cazzo vai, c'è la moto incastrata. Sono partito forte dal cancello. Video ci siamo accorti che il parafango è mollo, grazie, e niente, dai, è mollo. No, niente, prima mancia andata è partito benissimo, ero sulle prime 5, sfortunatamente un altro pilota è caduto davanti, l'ho preso e penso anche che sia per questo che il parafango sia mollo. È caduto, marmitta bozzata, ho preso anche due calci alla moto, grazie, non si calciano le moto degli altri. Niente, dai. Sono partito ultimissimo, avevo circa una decina di secondi dall'ultimo che era caduto con me e ho recuperato fino alla 18ª posizione, che onestamente non sapevo di essere in 18ª posizione perché stavo semplicemente pensando a rimontare. Niente, poi ho avuto un po' un calo fisico gli ultimi tre giri, finito 20 e nono della Fast, va bene, va bene. Sempre per fango mollo, penso che se ce l'avessi avuto tirato avrei potuto giocarmi la vittoria finale. Scherzavo, no, è andata bene, è andata bene, sono contento. Adesso gara 2, la pista è veramente concia, nel senso che penso sia una delle piste più toste in cui io abbia mai girato di motocross. E niente, proverò a girare un po' fuori sui fiorellini per evitare le buche. Speriamo che mi faccia durare tutta la manche. Ciao, dopo. Fichi la dichiarazione, non ho messo la fascetta che tiene le lenti, se inquino la pista è colpa mia, segnatelo. Full black perché non c'è abbastanza caldo, no, mi piace proprio questo, c'è al massimo, il limite del mio corpo. Corpi al limite. Corpi al limite, che non è vite al limite. Ma quando ti parlate, eh? Ma quando ti parlate?
finito. Non ce n'è più. C'è più niente. Se non so, lo farò rialzarmi. Siamo una gru. Finito. Se avete un numero di una gru, mi preleva. Se vuoi abbiamo un cucchiaino per venirti a prendere. Vabbè, come tipo granita. Grattacheca. Tiriamo su. È un peccato perché avevo delle belle linee, ma non ce ne avevo. Si aspetta il cellulare per surriscaldamento. Allora adesso non vedevo doppio, ma proprio ero presente una gelatina. Come un invertebrato. Come la gelatina che ho mangiato. La descrizione esatta è presente in quei film dove ci sono quei gonfiabili fatti a ometto, sì, nei concessionari. Io ero sopra la moto. Finito, basta. Confirla. C'ho la folle. Bam. Siamo finiti, finita la giornata, finito il weekend e seconda manche meglio, buona partenza, penso nei primi 10, sono stato circa 11esimo, comunque nella top 15 per la maggior parte della gara, poi una scivolatina innocente su una curvetta, troppo stanco, sicuramente stanco. La prima manche ho dato veramente veramente tutto e anche il tono di voce e l'ironia è calata perché non ne ho più. E niente che dire, mi sono divertito. Adesso, come dicevo prima, ci vuole una gru per tirare su, anzi cucchiaino abbiamo detto. Devo caricare il furgo per andare a casa, guidare a casa e non so bene come farò. Chiamatemi se avete voglia di guidare al posto mio e ci vediamo alla prossima. No dai, parti scherzi. Buona gara, mi sono divertito, grazie a Team Alba, grazie a Moreno, meccanico. E niente dai, è andata. Alla prossima, ciao. È stata una giornata molto sofferta perché oggi qui c'è stato un caldo devastante, come avete sentito anche dalle parole di Lorenzo, l'hanno sofferta un po' tutti questo caldo perché effettivamente è stato il primo di questa stagione, quindi ha preso un po' di sorpresa tutti perché ancora è maggio e non è agosto. Però la giornata è stata molto bella, ringrazio sia Lorenzo sia il Team Alba per la disponibilità di fare questo video. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto mi raccomando un bel like, il tastino iscriviti e rimanete connessi. Ciao ragazzi, alla prossima!